Eccoci, bentornato. La scorsa volta abbiamo parlato dell'ipotiroidismo. Oggi parliamo dell'ipertiroidismo. Quindi la cosa che ti devi ricordare è, analizzando la quantità di ormoni tiroidei, FT3 e FT4, nel sangue, riusciamo a capire se siamo in una condizione di ipo o ipertiroidismo. Ipotiroidismo, questi valori sono diminuiti. Lascia stare che può essere un ipotiroidismo primario o secondario. Allora, alla sola valutazione degli ormoni tiroidei, se questi sono bassi, siamo in ipotiroidismo. Se questi sono alti, siamo in ipertiroidismo. Adesso, sia che si tratti di ipo che di ipertiroidismo, come facciamo a sapere se è un problema primario della tiroide o un problema secondario dell'ipofisi? Dosiamo il TSH. Allora, se abbiamo ormoni tiroidei bassi, TSH basso, allora il problema è ipofisario, quindi si parla di ipotiroidismo secondario, perché se fosse un problema tiroideo, un abbassamento degli ormoni tiroidei provocherebbe immediatamente un non corretto feedback negativo nei confronti del TSH, il quale aumenterebbe. In questo caso invece l'ipofisi non riesce per qualche motivo a secernere il TSH e quindi ne secerne poco ed è questa la causa del fatto che la tiroide a sua volta secerne pochi ormoni tiroidei. Se abbiamo ormoni tiroidei bassi ma il TSH alto, invece è un problema primario della tiroide, appunto. La tiroide produce pochi ormoni tiroidei, questi non effettuano il feedback negativo sufficientemente nei confronti del TSH e come l'annaffiatoio di cui ti parlavo l'altra volta. A questo punto l'ipofisi reagisce aumentando la produzione di TSH. L'obiettivo è quello di rimanere, cioè di fare in modo che gli ormoni tiroidei rimangano nel range fisiologico. Al contrario, se abbiamo una situazione di ipertiroidismo, quindi ormoni tiroidei alti, TSH basso, beh, sicuramente è un ipertiroidismo primario dovuto a un problema della tiroide che produce quantità eccessive di ormoni tiroidei, i quali eccessivamente vanno a inibire l'ipofisi nel secerne del TSH e questo è giusto, un meccanismo di compenso perché se già la tiroide produce tanti ormoni non è più necessario che il TSH venga prodotto per stimolare la tiroide che è già iperstimolata, quindi il nostro corpo è molto logico in questo. Se invece abbiamo gli ormoni tiroidei alti e il TSH alto anche, allora vuol dire che il problema è secondario. Quindi ipertiroidismo secondario relativo all'ipofisi, la quale per qualche motivo produce troppo TSH, il quale iperstimola la tiroide, la quale iperproduce ormoni tiroidei, i quali ovviamente cercheranno di fare il loro lavoro di feedback negativo nei confronti del TSH, ma se è l'ipofisi in primis ad avere dei problemi a produrre eccessivamente TSH, se ne farà un baffo del feedback negativo degli ormoni tiroidei, perché il problema principale che determina un aumento della produzione di TSH rimane tale, cioè fin quando non viene rimosso quel problema, il feedback negativo degli ormoni tiroidei non riesce a risolvere la situazione, ecco. Adesso invece per spiegarti questo altro concetto, che è relativo a un problema a cui bisogna far fronte di questi tempi quasi continuamente, soprattutto d'estate, ti pongo un caso clinico, ok? Abbiamo una signora, Paola Belli, Paola, non lo so, una signora di 35 anni, viene ricoverata in reparto, presenta un quadro cardiologico con un'aumentata frequenza cardiaca dovuta a un'aritmia, in particolare fibrillazione atriale, quindi l'atrio batte in maniera irregolare, in maniera caotica. Allora, per deformazione professionale, cosa sospetto? Sospetto che possa esserci qualche alterazione a carico della tiroide e richiedo quindi i soliti esami che vengono fatti con il TSH e vediamo che il TSH è azzerato, FT3 e FT4 sono aumentati. Perché dico per deformazione professionale mi viene da pensare che siamo di fronte a un ipertiroidismo? Perché l'ipertiroidismo, gli ormoni tiroidei essenzialmente aumentano il metabolismo basale, aumentano la temperatura, quindi la persona si presenta magra, si presenta sudata, tirata, con esoftalmo, un aumento della temperatura corporea, sudorazione, un aumento
anche di tutte le funzioni, anche degli organi interni, quindi peristalsi, tende ad avere un alveo diarroico, insomma, e altre caratteristiche che ci permettono di quasi sicuramente dire che la persona ha, per un motivo o per l'altro, un eccesso di ormoni tiroidei in circolo. Ok? Apparentemente, quindi, siamo di fronte a un ipertiroidismo primario, no? Invece no, ti dico che la signora potrebbe avere una patologia mentale. Immaginate che io voglia dimagrire per la cosiddetta prova costume, ma non voglia rinunciare all'alimentazione, come spesso accade. Quindi decido di prendere gli ormoni tiroidei, l'Eutirox, la tiroxina che prende mia nonna, perché lei purtroppo ha proprio un problema tiroideo. Le pastiglie sono da 200, che sono all'incirca il doppio del fabbisogno che avrei, se mi sottoponessero ad esempio una tiroidectomia, avrei gli FT3 e gli FT4 alti e il TSH azzerato in questo modo, no? Se il punto è il seguente: la signora non dice sicuramente questo fatto, non confesserà mai il fatto che stia prendendo le pastiglie della nonna. Quindi, come facciamo a sapere se questo sospetto è oggettivo o meno? Allora, il fatto di monitorare la paziente 24 ore su 24 non è possibile. La visita psichiatrica potrebbe essere efficace, ma non garantisce in alcun modo dei risultati certi. Quindi possiamo fare un'ecografia, ok? Facciamo un'ecografia per vedere se eventualmente la persona ha noduli, eccetera. Però, come ti dicevo, il 50% delle donne al di sopra dei 50 anni, ma anche comunque un'altissima percentuale di donne al di sotto dei 50 anni ha già un nodulo, quindi è un esame, sarebbe un esame abbastanza inutile. Cosa facciamo? Possiamo, ad esempio, fare una valutazione sull'attività metabolica della tiroide. E come lo facciamo? Usando lo iodio radioattivo, si fa la cosiddetta scintigrafia. Quindi, se noi mettiamo dello iodio radioattivo tramite una pastiglia, e mettiamo la paziente davanti a uno schermo in grado di rilevare la radioattività, aspettiamo circa 4 ore. Nel caso in cui la signora veramente assuma ormoni tiroidei, la radioattività della tiroide dovrebbe apparire nulla, perché la persona assume gli ormoni tiroidei, la tiroide, vedendo che ci sono già abbastanza ormoni tiroidei in circolo, non si scompone e non si spreca a produrne di nuovi, anche perché se ne producesse anche lei ci sarebbe veramente un'eccessiva presenza di ormoni tiroidei. La donna sta assumendo pastiglie, quindi nel circolo sanguigno ha ormoni tiroidei che sono già in eccesso, per cui la tiroide cosa fa? Dice: boh, io me ne sto ferma. Quindi metabolicamente la tiroide è come se si spegnesse. Una tiroide metabolicamente attiva utilizza molto iodio, quindi se io immetto nella paziente uno iodio radioattivo, se la sua tiroide sta funzionando, e sta anzi iperfunzionando veramente, quindi se ci fosse una patologia primaria della tiroide, la tiroide apparirebbe radioattiva perché utilizzerebbe lo iodio radioattivo che ho dato in maniera anche molto importante, quindi noi vedremmo radiazione. Nel caso contrario, nel caso in cui la persona stesse assumendo pastiglie, quindi nel caso in cui la persona abbia una tiroide addormentata, metabolicamente inattiva, questa non incamererebbe alcuno iodio radioattivo, quindi la radiazione non è visibile. Quindi questo ci dà la prova del fatto che la persona sta veramente prendendo delle pastiglie. Se avessimo un tumore, avremo sempre una situazione di ipertiroidismo. Alla scintigrafia ci sarebbe la curva esponenziale, rappresentata dall'ipertiroidismo. Il tumore, secernente, sarebbe quindi ben visibile. Diciamo che se ci fosse un nodulo iperproduttivo, se fosse un tumore ipersecernente a ormoni tiroidei, vedremo alla scintigrafia una parte localizzata della tiroide, radioattiva, non tutta la tiroide. Quindi un ipertiroidismo può essere dovuto a cause secondarie dovute all'ipofisi, a cause primarie dovute proprio a uno stato metabolico eccessivo della tiroide stessa, o dovuto a presenza di noduli ipersecernenti, o proprio presenza di un tumore che iperproduce gli ormoni. Ma altre cause possono essere
la ingestione appunto di ormoni tiroidei che portano al fatto che la tiroide si addormenti veramente e una volta che qualsiasi organo non funziona più tende a sgretolarsi. Sgretolandosi la tiroide rilascia in circolo tutti gli ormoni, quindi inizialmente si presenta una situazione di ipertiroidismo che però poi dopo poco sfocia in ipotiroidismo perché la tiroide poi si sgretola, non è più in grado di secernere ormoni, e questo è il caso della tiroidite anche. Quindi si può avere anche un ipertiroidismo a causa di una tireotossicosi dovuta o all'ingestione di ormoni tiroidei o a una tiroidite di cui parliamo successivamente. Ma un ipertiroidismo può anche essere dovuto al cosiddetto morbo di Basedow. Il morbo di Basedow, è detto anche Basedow e Graves, è un modello in realtà quasi unico in natura perché abbiamo che il sistema immunitario si attiva contro la tiroide, quindi è una malattia autoimmune che però non va a distruggere l'organo come succede nelle altre malattie autoimmuni, ma lo va a iperstimolare. Gli anticorpi che si vanno a legare ai recettori che normalmente legano il TSH si vanno a legare ad essi e iperstimolano la tiroide a produrre ormoni tiroidei. Altre cause di ipertiroidismo appunto può essere la presenza di un nodulo, di più noduli, o il cosiddetto adenoma di Plummer, che è una adenoma, quindi una parte localizzata della tiroide che iperproduce ormoni tiroidei. Bene, ti aspetto alla prossima lezione, dove iniziamo a parlare di tiroidite e facciamo un po' un riassunto di quelle che possono essere le cause dell'ipertiroidismo. Un bacio!